Fratelli di Metal. Bene, oggi è venerdì, vi ho ammorbato pochissimi giorni fa con un unboxing di più di un quarto d'ora, quindi oggi il recap più veloce della stagione. Via. Le 5 notizie della settimana, dalle più brutte alle più curiose. Iniziamo dalla quinta. Alessandro Conti, no, strano, Alessandro Conti è il nuovo cantante dei Twilight Force, una band che ho amato a dismisura, amo tuttora per quanto riguarda il primo disco. Che mi ha lasciato esterrefatto e negativo per quanto riguarda il secondo, veramente il passaggio a Nuclear Blast in questo caso è stato a dir poco deleterio. Io mi auguro che il buon Halle possa prendere in mano la situazione, possa far in modo che il terzo album sia con lui alla voce, ovviamente, sia all'altezza della situazione. Quarta news riguarda gli Skid Row. Si rincorrono sempre le voci su, ma quando la farete la reunion con Sebastian Bach? Ma quando ci sarà questa benedetta reunion? La cosa bella è che il gruppo, molto coerente, dice sempre la stessa cosa, ovvero Michael Bolan e Dave the Snake Sabo, in una recentissima intervista, hanno dichiarato: io non voglio, non ho la minima intenzione di passare del tempo in tour con persone che non sopporto. Quindi, a dir poco, chiaro e conciso. Come questo recap, terza posizione. Un gruppo che tantissimi di voi amate, quasi tutti direi, perché veramente siamo in pochissimi a non capire nemmeno il senso dei Ghost, ma è colpa nostra perché Prequel, il nuovo album dei Ghost, appunto, sta facendo ancora meglio del predecessore Meteora. Infatti sono già 50.000 copie quelle vendute nei soli Stati Uniti, diciamo già nella top 5, mentre il precedente era entrato, mi sembra, all'ottavo posto. Mentre per quanto riguarda il Regno Unito, beh, pensate, Meliora era arrivato al 23° posto, questo disco arriverà al sesto se non di più, quindi insomma un successo incredibile per la band, per il progetto vorrei dire di Tobias Forge, che sebbene faccia tutto da solo riscuote un gran successo fra tutti i metallari odierni e me ne rammarico molto, insomma ci deve essere qualcosa che non va. Senza che il nostro capo se la prenda male, anche perché anche lui ha recensito Prequel su Metal.it con mi sembra 8 su 10 top album. Vabbè, De Gustibus. Seconda posizione, ahimè, la news più triste e meno voluta sicuramente delle 5. Abbiamo visto anche all'interno dell'unboxing che Ralph Santolla era in condizioni disperate. Ahimè, il 6 giugno sono state staccate le macchine che lo tenevano artificialmente in vita, diciamo, è stato comunicato dal figlio e dalla moglie, se non erro, dalla madre, la sua dipartita. Ci lascia veramente un gran chitarrista, insomma, ha portato veramente molto nelle band in questionate, The Dirt, Death, Dayside, veramente, veramente un gran chitarrista che peraltro era fiero delle proprie origini italiane, non mancava nemmeno di dimostrarlo in ogni occasione, dal vivo o comunque tramite la sua chitarra. Condoglianze. Prima posizione per quanto riguarda Nico McBrain, batterista degli Iron Maiden, ha compiuto 3 giorni fa ben 66 anni. Il nostro Nico, ma sempre gioviale, sempre molto allegro ed entusiasta. Beh, cosa ha dichiarato? Beh, che semplicemente che ancora non è venuto il momento della pensione per gli Iron Maiden. Infatti ha dichiarato che gli Iron Maiden vanno avanti finché se la sentono, finché sono in forma. Ha sempre dichiarato quello che dice lui, insomma, che quando si renderanno conto che di non essere più all'altezza si faranno da parte da soli, ma non è ancora giunto il momento. E per quanto ci riguarda, crediamo di dargli retta. Sempre il nostro capo, protagonista alla grande dei nostri unboxing e dei nostri recap, è volato il pazzo fino a Stoccolma, se non erro, dove è andato, non mi ricordo, insomma in Scandinavia. Trovate il live report su metal.it, ve lo linko qui in descrizione, perché è andato a vedere una delle primissime date del tour, che fra poco più di una settimana praticamente, toccherà anche l'Italia con la data di Firenze, e ci ha riportato di un concerto assolutamente ottimo, con una band decisamente in forma, molto più di quella vista ormai 2 anni fa, che era luglio di 2 anni fa, quando purtroppo Bruce Dickinson era un po' così così. Invece, diciamo, dalla testimonianza e anche dalle riprese YouTube che si vedono amatoriali o meno in questi giorni, beh, devo dire che dal vivo gli Iron Maiden continuano ad offrire delle performance veramente, veramente superiori, vorrei dire a tutti, ma insomma alla media, perlomeno alla media. Andiamo a vedere che cosa esce in settimana. Non c'è moltissimo, anche a livello di concerti, approfittatene per andare al mare. Le cose sicuramente più importanti provengono per quanto riguarda la Frontiers Music. Lo abbiamo visto nella video recensione di Frank e nella recensione doppia testuale del nostro Defender. Abbiamo Solitary Man dei Refuge, ovvero
i vecchi Rage che tornano con un album vecchio stile. Abbiamo Sandstorm con Road to Hell, i grandiosi norvegesi, perlomeno parte di loro, TNT con 13, esce anche questo per Frontiers, così come i Trillium, che diciamo sono il gruppo di Amanda Somerville con Tectonic. Cambiando un po', ma non neanche tantissimo, atmosfere, parliamo di Tremonti con il nuovo A Dying Machine che esce proprio oggi, come tutti gli altri, venerdì 8 giugno per Napalm Records, la strega Napalm Records. Invece cambiamo atmosfera del tutto con gli Yob di Our Raw Heart che escono per Relapse. Questo per quanto riguarda i dischi in uscita in settimana. Andiamo velocissimamente a vedere i due, solamente due eventi che vi consiglio, che vi diciamo evidenzio per i giorni a venire. Stasera, 8 giugno, abbiamo Neil Morse, insomma l'intramontabile Neil Morse, che suona al Blue Rose Saloon di Brescia, ovvero Milano. Questo è un concerto organizzato dalla Rocker Sound Live Event. Mentre abbiamo giovedì 14 giugno, un concerto invece che è organizzato dalla grandissima Hellfire Booking del buon Mattia, che ringrazio e saluto sempre. Abbiamo i Baroness, che suoneranno Zona Rovere, ovviamente Bologna. Abbiamo detto giovedì 14 giugno. Bene, oggi un recap snello, veloce, però non vi abituate perché adesso ho due video in cantiere che sono dei top 10, quindi andrò a sforare sicuramente i 20 minuti. Che dire, è venerdì, è caldo, si crepa di caldo. Oggi volevo fare il video fuori, ma c'è un vento che sarei decollato con tutto il portatile qui davanti a me e il telefono nonché a riprendere il tutto. Quindi, che la gloria sia sempre con voi, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, dai che siamo a 9,50 e che dire, che la gloria sia sempre con voi, alla prossima, ci vediamo venerdì con il prossimo recap, ciao!